Allora, servizi per gli studenti. Voi avete già avuto a che fare con la segreteria studenti. La segreteria studenti è un servizio dell'amministrazione centrale. Quindi, se avete problemi con le tasse, se avete problemi con l'iscrizione, se vi hanno sbagliato nell'elenco, non prendetevela con me. D'accordo? Questi sono fatti della segreteria studenti. Quindi iscrizione all'anno accademico, tasse, certificati, tutto quello che può servire, lo fanno loro. Però dentro il dipartimento c'è un ufficio didattico. L'ufficio didattico serve per tutta la vostra attività, soprattutto programmatoria. Quindi organizzazione e informazione sulla didattica, calendari, modifiche, tutte queste cose si fanno all'ufficio didattico di dipartimento che sta due piani più sopra, accanto alla direzione. Piani di studio, richiesta tesi, problemi con i docenti, insomma tutte le cose che riguardano l'espletamento della didattica si risolvono nell'ufficio didattico. Peraltro l'ufficio didattico, poiché i referenti didattici, cioè la dottoressa Ilaria Gallo e il dottor Alessandro Sole, sono degli splendidi personaggi, diciamo, non so dove sono ora, e sono sempre a disposizione, fa non solo il lavoro amministrativo eccetera, ma fa anche da front desk, cioè come si dice, quando uno c'ha un problema va da loro o tramite il gruppo Facebook o direttamente di persona o scrive un'email e normalmente abbiamo dei tempi di risposta molto corti, d'accordo? Quindi non li subissate però di cose, perché sono due, tenete conto che voi siete tanti e loro sono due, però se c'è bisogno loro ci sono e sono un vostro riferimento forte. Peraltro, per quanto riguarda i riferimenti, noi abbiamo anche i docenti tutor. Cos'è un docente tutor? A ogni matricola viene assegnato un docente, d'accordo? Quindi ognuno di noi ha assegnato qualcuno di voi. Quest'anno ancora non l'abbiamo fatto perché non abbiamo gli elenchi definitivi degli iscritti, stiamo aspettando. Quest'anno peraltro le richieste sono state un grande successo, perché su 150 posti disponibili tra fisica e scienza dei materiali abbiamo ricevuto 170 domande, una cosa di questo genere. Non si era mai verificato questa cosa, che è successo questa. Ok, no, sono molto contento. In realtà è stata fatta un'opera di sensibilizzazione particolare. Poi la fisica nell'ultimo anno, sicuramente lo sapete, in questa università ha avuto un certo, diciamo, si è saputo che esiste la fisica qui da noi. Questo ha dato alcuni risultati interessanti, tra cui la crescita delle domande. Ovviamente qualcuno magari tra di voi ha paura e dice: ma ora riuscirò ad entrare o non riuscirò ad entrare? In realtà, come sempre succede, poi rispetto alle domande che si presentano, poi un 10% circa non finalizza l'iscrizione. Quindi statisticamente direi che tutti quelli che sono interessati a entrare alla fine entreranno, o a scienza dei materiali o a fisica. E vi voglio rassicurare su questo, perché su queste 170 domande ci aspettiamo che circa il 10% non venga proprio finalizzato, d'accordo? Vi ricordo, per chi si è iscritto sul secondo bando, quello che scadeva a fine settembre, che giorno 7 c'è il test obbligatorio. È obbligatorio nel senso che poi, se non venite a fare il test, non è selettivo, nel senso che anche se prendete 0, noi vi iscriviamo lo stesso. Siamo molto spiaggenti, ma vi iscriviamo lo stesso. Il punto è che però è obbligatorio. Quindi se non venite, non vi potete iscrivere. Chiaro? Cioè, il test è obbligatorio. Senza test non ci si iscrive. C'è esclusione dal bando, come è scritto proprio sul bando. Quindi dovete venire a fare i test. Chiaro? Il test non è selettivo, nel senso che ho detto prima, cioè non c'è un punteggio minimo di ammissione. Ovviamente, se le domande dovessero essere alla fine superiori alla capienza che abbiamo, dovremo fare una graduatoria. Questa graduatoria tiene conto dei test, tiene conto del voto di diploma, non mi ricordo qual è la formula esatta, comunque c'è una graduatoria secondo la regola del bando di ammissione. Credo che non ne avremo bisogno, ma nel caso dobbiamo seguire questo metodo, d'accordo? Sta di fatto che dovete venire a fare il test, lo ripeto per l'ennesima volta, venite a fare il test, altrimenti niente iscrizione. I docenti tutor, stavo dicendo, i docenti tutor sono appunto dei docenti a cui venite affidati. A cosa servono? Non a risolvere gli esercizi che non sapete fare o a ripetere la lezione. I docenti tutor servono a indirizzare il vostro cammino. Ora, poiché in genere
Che cosa fa un fisico da grande? Non lo sa nessuno, più o meno, no? Cioè, noi veniamo da una regione in cui le famiglie non hanno una grande tradizione accademica, cioè tipicamente moltissime famiglie non hanno proprio laureati anche oggi in famiglia, o ne hanno di giovani. Quindi questo fatto che gli studenti calabresi si laureano è un fatto degli ultimi decenni, prima non succedeva, si laureavano solo quelli delle famiglie buone che andavano a studiare a Bari, a Napoli, no? Ma gli altri non si laureavano, ora i calabresi si laureano. Succede che non c'è cultura però su questa cosa, quindi anche voi che avete questa voglia di fare fisica o scienza dei materiali, non credo che sapete esattamente cosa volete fare, vi siete stati attirati da questa cosa e mi fa molto piacere. Però c'è un percorso formativo da costruire, ci sono dei piani di studi da realizzare, cioè dice io vorrei fare astrofisica, oppure vorrei fare sismologia, oppure voglio fare fisica della materia. E come si fa a fare questo? Bisogna scegliere alcune materie, sapere quali docenti lavorano nel nostro dipartimento su certe cose, se è necessario andare fuori, ci sono i programmi Erasmus, contatti con le università straniere. Tutte queste cose vengono mediate dai vostri docenti tutor. Quindi il docente tutor è una persona, è lo zio, no? Che vi dà i consigli, vi dice guarda, sì, tu vorresti fare cosmologia, però qua cosmologia non la fa nessuno, che te la fai da solo, cioè vi dice come stanno le cose, ok? Quindi vi dice in quale ambiente vi muovete, come potete realizzare le vostre scelte, se le vostre scelte sono sostenibili, se sono sostenibili qua o da altre parti, che tipo di contatti ci sono, eccetera. Quindi questo è il vostro docente tutor, usateli, perché voi li dovete chiamare, che quelli sono lavativi, sono colleghi miei e non vi chiamano sicuro, quindi voi dovete andare a rompere il professore, come, ok? Ora non vi servirà probabilmente a tempi brevissimi, perché il primo piano di studi seri lo presenterete l'anno prossimo, diciamo, però diciamo, cominciate a prendere contatto, fatevi conoscere e poi si vede. Sono i docenti che vi seguono nel vostro percorso, peraltro alla fine quando vi laureate emettono un giudizio. Cioè dicono questo studente è interessato, non è interessato. Chiaro che se uno non è andato mai a parlare, è difficile che uno dice questo è molto interessante, cioè che deve dire, non so nemmeno chi è, no? Quindi andateci, che poi alla fine emettono anche un giudizio che influenza il vostro voto finale di laurea, d'accordo? Tra i docenti che abbiamo, che sono tutti importanti, ne abbiamo due più importanti degli altri, che sono i presidenti dei corsi di studio. Presidente del corso di studio in fisica è il professor Vincenzo Carbone e il presidente del corso di studio in scienze dei materiali è la professoressa Daniela Cucci, d'accordo? Del dipartimento di chimica, Daniela, mentre Vincenzo è del dipartimento di fisica. Ok, allora.